Il sindaco di Messina, Renato Accorinti, ha presentato alla stampa il nuovo assessore comunale alla cultura. Si tratta del professore Tonino Perna, docente di sociologia economica presso l'Ateneo Peloritano, nato e cresciuto a Reggio Calabria. È la prima volta che fa parte di una giunta, rifiutando negli anni scorsi anche la proposta del suo sindaco Falco Matà. Ed è la prima volta che un'amministrazione comunale messinese chiama al suo interno un personaggio della vicina Calabria. Alla faccia del campanilismo, che non ha alcuna ragione di esistere e che ha sempre e soltanto rappresentato un ostacolo allo sviluppo dell'area dello stretto. Per la prima volta nella storia che venga chiamato un esterno in giunta, non come consulente, ma in giunta, a Messina o a Reggio lo stesso, non è mai stato chiamato un messinese, mai, almeno nella, diciamo, nella storia repubblicana dal 48 in poi. Questo campanilismo sciocco che ci ha fregato, perché voglio dire a Milano c'è Inter Milan e va bene, possiamo fare pure il tifo e lo scontro in una squadra di calcio, però i milanesi non si dividono in interisti e milanisti, lavorano insieme. Ecco, questo. Ma ora c'è il popolo dello stretto. Ecco, questa identità di unirci, che lo stretto non ci divide, ma appunto unisce. E guardate, solo 10-15 giorni fa abbiamo riunito qui tutti i sindaci dell'area dello stretto. Dal 2000 al 2005 è stato presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte e in quegli anni ha lanciato la prima moneta italiana locale che ha avuto corso in Italia, l'Eco Aspromonte, regolarmente coniata dallo Stato. Un progetto che vuole riproporre anche in riva allo stretto. Potete vederla su Google, ormai vediamo tutto, non si nasconde. Trovate Eco Aspromonte, vi racconta tutta la storia. Poi lì intervenne il commissario, finì il mio mandato, durò solo un anno, ma ha dato alla gente una grande soddisfazione, perché al di là di tutto la moneta è anche identità. Una moneta lo stanno facendo città piccole e grandi in Inghilterra, quindi figuratevi voi. Però bisogna discutere, perché sennò poi uno pensa che vogliamo fare la moneta contro l'euro, lontanissimo da noi. È un'altra cosa, è una moneta complementare. Il professore Perna prende il posto di Sergio Todesco, che ha dovuto lasciare la giunta per l'incompatibilità con la nuova carica assunta, quella di direttore della biblioteca regionale.